creare, fare, no? È una forma d'arte creativa che con la scelta e l'accostamento di parole trasmette concetti e stati d'animo in maniera molto concentrata e potente. Ecco, i versi che ora ascolterete ci permetteranno di entrare chiaramente nel tema della serata, dei ricordi e delle parole. Provate ad ascoltare questi versi con gli occhi chiusi e, sì, e sentirete anche il profumo che si sprigiona. Guardatela prima, Antonietta, poi sentirete il profumo. A fare un pane in casa gli erano bisogni. Prima prima non c'erano neanche le panfece. C'era solo un quaccarone che faceva un pane in casa e lo veniva. A chi non teneva il forno e a chi lo voleva bello e fatto. Una volta un mese oppure meno, a seconda del forno e della famiglia, sapeva fare il pane se voleva mangiare. Lui giorno prima aveva preparato il cresce, se no, se non lo teneva, te l'aveva prestato. Arrivò il giorno, lo mattino presto prepara la fazzatura per ammassare e le levano per pizzicare il forno. Mette la farina, l'acqua, lo cresce e lo sale. Agli una volta gli dà la fazzatura. E pian piano incominciava a faticare. Niente gnocchi, gnocchi, niente, si continua a ammassare. Una volta che la massa gli era pronta, sapeva far riposare. Rob si metteva sopra lo scannatore, un tavolino non si faceva nelle panette. E come si reggeva tanto, le scannate le panne. Ste panette si mettevano in mezzo alla sala, aiuto aiuto. E sopra si metteva nelle coperte che avevano stanno 3 ore a crescere. Si cominciava a preparare il forno, con le leve a buone, se no, lo pane pigliava sapore. Quando era pronto il forno e pure il pane, comunque le orapane si pulizzava il forno e si metteva nei suoi fucazzetti con zucchero, si reggeva per il creatore. Ma era la prova, ma era per provare se il forno era buono. Roppo si incominciava a infornare le fucazze che cucivano sotto e una volta tutte si sfornavano. A sto punto il forno era pronto con il pane. Con la palla si infornava nelle panette e si chiudeva la bocca con la chiurenna. Roppo lo tempo necessario, muracchiata, si incominciava a sfornare le panette. Avviene ad essere pulizzata aiuto aiuto. Per fare la cenere era sotto e si lasciava l'aria per si raffreddare. Se davvero era stato cresce, non ce l'aveva tornato subito. Lo pane fatto in casa o no, è assai buono e costa tanti sacrifici per lo fare. Perché se alla timba antica l'avevano imparato che sapeva rispettare e che quando carriva una muddega, se non si poteva mangiare per non muteva, prima la città aveva fatto segno e rovasato